Ciao ragazze, allora oggi faccio un'altra ricetta artigianale per il corpo, uno scrub alla farina di cocco, idratante ed esfoliante. Ho messo allora 3 cucchiai di farina di cocco, io ho trovato questa al supermercato, si trova tranquillamente, una qualsiasi farina di cocco, vedete? E tra gli ingredienti c'è scritto cocco grattugiato disidratato. Quello che serve per fare anche i dolci, diciamo, vedete la consistenza com'è? 3 cucchiai di questo, poi un cucchiaio di zucchero di canna. Io ho trovato questo, mi sa che l'ho preso da Lidl, e è così, vedete? Un cucchiaio di questo, e l'ho messo per farlo venire un po' più screbante, in effetti, perché la farina di cocco ha una consistenza un po' più soffice, mentre questo è un po' più duro, quindi ha un effetto maggiormente esfoliante. Quindi uno di questo. Poi ho messo un cucchiaino di olio di mandorle dolci, io uso sempre questo qui dei provenzali, comunque uno qualsiasi, basta che sia puro, cioè fra gli ingredienti sia soltanto Prunus amygdalus dulcis oil. Un cucchiaio di olio di jojoba, sempre uso questo qui dei provenzali, puro al 100%, questa è la cosa importante. E poi ho messo un cucchiaio di miele qualsiasi, non ha importanza, questo è un normale miele, cambia solo la bottiglia che è fatta in questo modo, ma è un miele normale. E poi per rendere il tutto un po' più spalmabile ho messo 2 cucchiai di latte di soia. Vedete? Soia. Questo qui praticamente contiene acqua, fagioli di soia, zucchero, carbonato di calcio, sale marino. In effetti ho messo questo prodotto che è vegetale e mi serve per dare una consistenza un po' più spalmabile al mio scrub. In effetti potevo mettere anche un po' d'acqua, però mettendo questo qua ha una no, do una ulteriore proprietà proteica e quindi nutriente al mio scrub. Allora, procediamo. Iniziamo con la farina di cocco, 3 cucchiai. 1, 2 e 3. Ok. Poi un cucchiaio di zucchero di canna, vedete? Un cucchiaio e lo metto qui. Ok. Poi un cucchiaino di olio di mandorle dolci. Un cucchiaino di olio di mandorle dolci, questo qui, poi olio di jojoba, sempre un cucchiaino, ecco qui. Poi un cucchiaio di miele. Con questo applicatore mi trovo bene perché non mi impiastriccio con il classico barattolo, quindi mi trovo bene per fare queste cose. Quindi un bel cucchiaio di miele. Ok. Poi 2 cucchiai di latte di soia. Questo qui. E 2 e inizio a mischiare. Ovviamente volevo dirvi che io ho messo di olio solo un cucchiaino di olio di mandorle dolci e un cucchiaino di olio di jojoba perché sul corpo non ho la pelle eccessivamente secca, a parte sulle gambe ad esempio, la restante parte del corpo
Ho la pelle normale, un po' sensibile, ma comunque non è secca, e quindi non mi piace di applicare qualcosa di molto oleoso sul corpo che poi magari possa crearmi dei brufoletti o ingrassarmi troppo la pelle. E quindi per questo ho messo solo un cucchiaino di olio di mandorle dolci e uno di jojoba e ho preferito ammorbidire il mio scrub con il latte di soia. Ovviamente se voi avete una pelle secca, potete anche non mettere il latte di soia e mettere un altro pochino di olio, ad esempio di mandorle dolci, oppure anche di olio d'oliva, va bene lo stesso. Bene, deve venire una consistenza di questo tipo, cioè non deve venire liquida, altrimenti scivola via quando ve la spalmate, quindi deve venire abbastanza solido, abbastanza corposo, però malleabile, cioè spalmabile. Vedete? E questo qui io lo metto sia sul viso che sul corpo, sotto la doccia. Sul viso lo faccio stare anche qualche minuto, lo spalmo bene bene, quindi con le mani faccio questo effetto screbante che mi è dato dalla farina di cocco e dallo zucchero di canna. Quindi sfrego un pochino, soprattutto nelle parti un po' ruvide, i gomiti, sulle gambe se voglio rimuovere peli incarniti, voglio sfoliare un po' con la pelle prima di fare una ceretta e sul viso anche proprio per nutrirlo e per purificare la pelle. Vedete la consistenza è di questo tipo, vedete? Cioè è perfettamente spalmabile, vedete? E sfregabile, cioè voi questo dovete fare, sfregare e vi rimarrà sulla pelle questa azione nutriente e idratante delle sostanze naturali che abbiamo messo. Quindi lasciate agire un pochino e poi dopo andate a sciacquare. Io sotto la doccia, poi sul corpo ho usato proprio pochissimo bagnoschiuma EcoBio, ma altrimenti anche niente, insomma, perché comunque questo pulisce bene la pelle, ve la lascia morbida e dopo la doccia non c'è bisogno di mettere la crema idratante. Quindi mi vado a pulire le mani, vi do appuntamento al prossimo video. Fatemi sapere come vi siete trovate. Ciao!